Amici appassionati di belle auto, di preparazioni autosportive, e poi preparazioni anche invece di SUV, stiamo vedendo i ragazzi che stanno terminando un wrapping che seguiremo fino a lavoro ultimato, però caro Luca, da 9.000 giri oggi partiamo con un progetto di una vettura, una berlina tra l'altro, una vettura di casa Jaguar, poi sveleremo il modello. E parlami però da questa turbina in avanti, che cosa succederà? Sì, allora la vettura è una Jaguar XE del 2016 con motore 2000 turbo diesel, dove il cliente appunto ci ha chiesto una preparazione, uno step un pochino più consistente rispetto al classico step 1 che noi proponiamo, che unicamente riguarda la centralina motore. Detto questo, un aspetto direi molto interessante che abbiamo sviluppato già da un annetto a questa parte è lavorare proprio sulla turbina. Lavorare sulla turbina significa andare a modificarne diciamo determinate caratteristiche per avere appunto un incremento di prestazioni. In questo senso noi come sempre diciamo al cliente, non andiamo a sostituire la turbina, perché sul mercato ci sono mille tipi di turbine diverse, non andiamo a sostituire la turbina, ma lavoriamo sulla turbina originale della vettura. Questa è stata smontata, è stata aperta, è stata completamente revisionata da un punto di vista anche estetico, se vogliamo. Anche se... La turbina originale di quella macchina, ovviamente non era una turbina con chissà quale incrostazione o particolarmente rovinata, ma comunque aveva già fatto un 25.000 km. Quindi viene aperta, viene comunque revisionata, per cui viene sostituito l'alberino, le guarnizioni e quant'altro, e poi a seconda delle richieste del cliente, come in questo caso, vengono cambiate sicuramente le giranti, che sono questa specie di palettine, carter di aspirazione e carter di scarico, che è il carter caldo dall'altra parte, che sono quelle che comprimendola o aspirando l'aria da una parte e comprimendola dall'altra danno l'effetto appunto turbo, immettendo più o meno aria in camera di compressione. Questo tipo di palettine sono realizzate in un materiale che si chiama Avional, che è un materiale di derivazione aeronautica, molto più leggero rispetto alle classiche palettine in acciaio. Quindi, essendo più leggero, la turbina, anche se non andiamo a toccare la parte elettronica, che comunque in ogni caso andremo a toccare per altri motivi, ma si può montare un kit di questo genere anche su una vettura senza rimappare la parte elettronica, nel senso che quello che si ottiene è proprio avere una molto minore inerzia rispetto alle palettine in acciaio. È un po' come se noi andassimo a toccare in maniera più o meno analoga il volano, cioè mettiamo un volano alleggerito. Avendo molto meno inerzia, la macchina sale molto più rapidamente di giri. Un po' il concetto più o meno è questo. Poi, a seconda, in questo caso però bisogna vedere caso per caso, se c'è lo spazio e se c'è il materiale sufficiente per non arrivare nella zona a rischio, viene alesata la sede dove alloggiano le giranti in maniera tale da avere una girante sempinabile ma di diametro maggiore. Quindi il volume interno delle chiocciole rimane lo stesso. Però la girante più grossa è in materiale più leggero e quindi la resa proprio pratica di un lavoro di questo genere si sente in maniera molto consistente. Ovviamente andando a fare poi la parte elettronica, il tutto viene armonizzato e le prestazioni sono sicuramente molto interessanti. Ecco, qui abbiamo un tipo di vettura sulla quale abbiamo fatto un'elaborazione, noi la chiamiamo step 2, quindi un qualche cosa di un pochino più specifico rispetto alla classica step 1, che sostanzialmente riguarda la rimappatura centralina, lo scarico generalmente, il filtro aria. In questo caso, la vettura è una Jaguar XE con un motore 2000 turbo diesel. E il cliente ci ha chiesto di avere un qualcosa in più, perché la macchina è molto pesante e il motore, cioè il rapporto peso-potenza, non era estremamente soddisfacente. Quindi il cliente ci ha chiesto di avere un tipo di risultato il massimo possibile, sempre compatibilmente col fatto di non andare a toccare la fidabilità meccanica della macchina, che per noi è una delle cose fondamentali del nostro lavoro. Per cui avevamo visto il lavoro che abbiamo fatto sulla turbina, quindi abbiamo utilizzato la turbina di serie, smontata, revisionata, sono state cambiate le giranti mettendo appunto delle giranti in Avional di misura maggiorata, quindi anche il diametro delle giranti aspirazione scarico è stato modificato, però il corpo del turbo è rimasto il suo, quindi il fatto di avere la possibilità di rimontarlo senza nessun tipo di modifica è stato un
un per noi è fondamentale, quindi non vogliamo andare a stravolgere la parte meccanica della vettura. Oltretutto è marchiata Jaguar, quindi a qualunque controllo questa turbina è assolutamente originale. Dal turbo siamo passati all'intercooler, abbiamo fatto una modifica sulla massa radiante dell'intercooler aumentando di circa il 35-40%, quindi per avere un raffreddamento dell'aria che arriva in turbina che possa migliorarne le prestazioni. La parte dello scarico, essendo una vettura turbo diesel, non l'abbiamo toccata, perché modificare lo scarico su una vettura diesel non ha nessun tipo di beneficio, se non qualche cosa a livello di sound. Abbiamo cambiato il filtro dell'aria, mettendo un filtro dell'aria anche in questo caso. Noi preferiamo sempre non andare a cambiare la scatoletta di aspirazione, ma cambiare solo la cartuccia, mettendo una cartuccia della KN in cotone lavabile. A livello di motore, l'ultima modifica che abbiamo fatto, a parte la parte elettronica ovviamente, che ha con la quale abbiamo recuperato più o meno un 25% di potenza. L'ultima modifica, come dicevo, riguarda una modifica elettronica sulla risposta del pedale acceleratore. In questo caso si tratta del pedal booster. Adesso Mirko vi spiega come funziona questo meccanismo, che anche in questo caso non dà cavalli, ma dà una risposta e un risultato sicuramente di soddisfazione. Come diceva Luca, appunto, abbiamo montato il pedal booster della Selectron. Questo sistema ti permette, tramite tutto un sistema touch, di spostare completamente, essere più veloce l'acceleratore. In poche parole, su ogni step aumenta dal 10 all'80-90% la sensibilità del pedale, quindi avendo subito la macchina molto più pronta appena si tocca, diciamo, l'acceleratore. Di solito si ha il City, che è un 20% in più, che serve appunto per usare in città e consumare leggermente meno. Poi abbiamo lo Sport, che è un 50% di più, più reattivo. Abbiamo il Race, che è l'80%, e il Plus permette appunto di avere il 100% oppure regolarlo in base al proprio piede, perché ha un sistema per poterlo regolare sul Plus. Ecco, a completamento del lavoro, non per quanto riguarda la parte, diciamo, motore, il cliente ci aveva chiesto un piccolo intervento anche per quanto riguarda il discorso cerchi e freni, quindi siamo intervenuti con dei distanziali a doppia bulloneria, quindi abbiamo calcolato esattamente la misura necessaria affinché la gomma stesse dentro nel passaruota, quindi è risultato un 20 mm di spazio utile, quindi abbiamo utilizzato questi distanziali che si chiamano a doppia bulloneria, quindi con una doppia bulloneria per non andare a smontare il mozzo, visto che questa macchina monta delle colonnette di serie, quindi distanziali a doppia bulloneria che ci ha consentito di avere le ruote, l'asse sia anteriore che posteriore perfettamente a filo e perpendicolare con il passaruota. Oltre a questo abbiamo modificato il colore delle pinze dei freni, perché anche l'occhio vuole la sua parte. In sostanza, domani andremo in consegna anche con questa e aspettiamo il giudizio del cliente.